Agli inizi della pandemia molti vedevano in Israele un modello da seguire per affrontare il coronavirus. La riapertura delle scuole, dei ristoranti, l'invasione delle spiagge hanno fatto riesplodere i contagi, tanto da portare qualche giorno fa Israele nella terza peggiore posizione tra i paesi industrializzati in rapporto alla popolazione. Ogni giorno viene superato il record quotidiano di nuovi infetti, oggi vicino a quota 1800. La paura sta lentamente tornando e con essa anche l'uso di mascherine e di rispetto della distanza sociale. Ma ormai gli israeliani si stavano abituando al ritorno alla normalità e non sono pronti a fare nuovi sacrifici. Certo non aiutano le divisioni interne al governo tra chi ipotizza nei prossimi giorni un nuovo lockdown e chi lo considera un dramma per l'economia già messa in ginocchio. Il ministro della difesa invoca l'intervento dell'esercito per gestire la crisi. Il sistema a tracciabilità dei servizi segreti dello Shin Bet mostra delle crepe. Ben 12.000 persone sono state mandate erroneamente in quarantena. Secondo i sondaggi, l'esecutivo guidato da Netanyahu perde consensi mentre si moltiplicano le manifestazioni e le proteste di chi è rimasto senza lavoro e senza sussidi. A Palermo, danni e polemiche dopo il nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città. La preoccupazione